Natale non è soltanto oggi o il 25 dicembre, ma Natale è ogni giorno. E nella preghiera che faremo, noi chiederemo proprio questo al Signore. Gli daremo il benvenuto in quest'arco della nostra vita. È un momento duro, un momento difficile che stiamo vivendo tutti quanti. E noi chiediamo a Gesù, vieni in questo arco della nostra vita, che viviamo lontani dagli affetti più cari, figli, la famiglia, parenti, amici, e ci troviamo qui, non dico isolati assolutamente, ma isolati da quegli affetti che noi abbiamo lasciato a casa. E noi questo chiederemo nella preghiera che faremo tutti quanti. Vieni a nascere e a portare soprattutto fiducia e speranza in questo momento della nostra vita, perché in questo momento la disperazione è sempre dietro l'angolo. E allora ecco, chiediamo a Gesù che ci porti quella pace che gli angeli hanno annunziato a tutti quanti gli uomini, e chiederemo proprio questo al Signore, che venga a nascere anche tra le flebo, tra le chemio che facciamo, tra le parenterali che facciamo, che venga a nascere anche sulle nostre braccia. Tutti insieme, Signore Gesù, anche noi ammalati vogliamo dirti benvenuto Gesù, soprattutto e prima di tutto a te, perché tu vieni ancora a nascere tra noi, povero e indifeso come noi e come allora, eppure sempre atteso da ciascuno di noi, l'infinito amore del nostro Dio che sentiamo a credere. Benvenuto Gesù, anche in questo arco della nostra vita, che viviamo lontani dalla nostra famiglia, dai nostri affetti più cari, possa rinnovarsi il miracolo della luce che ha illuminato l'oscurità di quella notte. Vieni a illuminare la nostra mente buia della sofferenza. Benvenuto Gesù, l'augurio di pace che gli angeli hanno cantato nel cielo di Betlemme possa rieccheggiare anche nella nostra vita, così piena di lutti e di interrogativi. Donaci di accoglierti anche tra sofferenze fisiche, morali e spirituali, con la semplicità dei pastori e di godere pieni di stupore della predilezione che Dio riserva ai poveri, agli umili, alle periferie e agli ammalati. Vogliamo dirti, Gesù, un'ultima cosa. Dovrai accontentarti non della mangiatoia di Betlemme, tra i bue e l'asinello che ti scaldavano con il loro respiro, ma della nostra culla fatta di aghi, di erbo, di chemio, di parenterale, tra lamenti e richieste di forza. Le nostre nenie non sono quelle dei pastori, degli zampognari, ma sono nenie di lamenti, di dolori, di sofferenze. Aiutaci ad accoglierti tra le nostre braccia, livide, tremanti e pieni di buchi, in modo che possiamo contemplare il tuo volto umano di Dio, presente in noi ed in ogni creatura. Volto da onorare, da sorridere, da accarezzare, da baciare, pietate nel corpo e nello spirito, con gesti di tenerezza e di gioia, volto da custodire come un tesoro nascosto, con la passione di dire
per te. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Tu scendi dal cielo, o re del cielo, e vieni in una grotta, freddo al cielo, e vieni in una Grazie.